Ottaveggio, a quando un concerto per finanziare il comune di Marsala, visto che non hai soldi per programmare nulla? I soldi, come diceva una volta uno, ci si trovano. In questo caso io non sono un amministratore. Se un giorno farò l'amministratore di casa mia, forse riuscirò a trovare i soldi per il bilancio. Abbiamo dimostrato che con la notte bianca di Marsala basta un po' di entusiasmo, un po' di passione e non ti stanchi mai, soprattutto. E trovi l'adesione da tutti gli esercenti che ci hanno, anche se sono stati in poche aderire, però poi sono saliti tutti sul carro dei vincitori e quindi va bene così. Quindi secondo me le cose si possono fare anche a basso costo. Bisogna inquadrare, programmarle e soprattutto promozionarle. Ma una notte bianca non basta, perché ci sono anche i pomeriggi neri. Che dobbiamo fare a Marsala? Per i pomeriggi neri io suggerisco di non uscire, stare a casa, accendere la luce, non lo so. E aspettare tempi migliori. Tempi migliori sicuramente è difficile amministrare una città, questo che sia ben chiaro. Io sto guardando che è veramente difficile fare i conti con la città. Sì, però diciamo le prove e le realtà vicine ci fanno capire che non è anche impossibile. Sì, bisogna focalizzare i problemi che ci sono nella Marsala, sono 3-4, e poi da lì iniziare ad allargarsi e sistemare tutti. Ripeto, oppure io non so... dichiariamo Mozio indipendente e ti facciamo sindaco. Ma, no, io già sono sindaco di Mozio, perché non lo sa, sono dei pochi privilegiati su Mozio, ci ha lavorato, ci vive, ha un piccolo loft, non scherzo, ci vivo e ci dormo. Per la mia famiglia che si è occupata della guardiana di quest'isola. Quindi io dico solo una cosa, che Mozia potrebbe essere indipendente, io dico sempre la laguna indipendente dello Stagnone. A parte lo scherzo, Marsala ha un potenziale immenso, lo vedo io quando sono in barca con i turisti e tutti mi dicono che Marsala è veramente carina, però il carina nel mio non esiste, carina, devo dire è bella, interessante, affascinante. Il carina lo lasciamo alle cose che tu vedi passare, sai, ci passa una donna, è carina, però la donna poi se ti interessa e incominci a corteggiarla inizi praticamente a innamorarti. Marsala dovrebbe essere un po' più corteggiabile, è un po' più profumata, perché fa puzza Marsala. Ciccio, tu sei cattivo, Ciccio, tu sei un pericolo. Grazie. Ciao.